Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con colazione a fumetti in pillole. Torniamo anche oggi a parlare di manga con Ice Guy and Cool Girl, un manga di J-pop di cui ho qui il primo volume ed è uscito anche il secondo, ma non so dove l'ho messo, che è un po' un problema. E intanto non l'ho letto però, per cui... Olè. Il primo sì, ovviamente, se no non ve ne parlerei. Ora, manga di Miyuki Tonogaya e fondamentalmente un gag manga a episodi brevissimi. Infatti un singolo volumetto anche di poche pagine in realtà, perché sono, mi pare, circa 140, grosso modo, forse anche qualcosina in meno. Ci sono ben 15 capitoli più un capitolo bonus. È una serie in corso dal 2018 in Giappone. Categoria Josei, se la cosa vi interessasse, quindi prodotto destinato al pubblico femminile, ma non in età scolare, ma un po' più alto. E fondamentalmente ci parla della storia d'amore, tanto per cambiare, tra i nostri due protagonisti. Lui è Imuro ed è il discendente della donna delle nevi, mentre lei è una ragazza normale, molto carina e simpatica, e si chiama Fuyutsuki. Come funziona il manga? Beh, banalmente, il nostro protagonista, ogni volta che è imbarazzato, innamorato, prova sensazioni, tende a creare il gelo attorno a sé, proprio perché ha questi poteri che non controlla molto bene, e questo ovviamente lo porterà a trovarsi in costante situazione di imbarazzo con la nostra Fuyutsuki, che si chiama come quella di GTO, e la cosa mi stranisce, non lo so perché... E nulla, è un manga particolare e carino, devo dire. Al solito, uno di quei manga che non è un must read, non è una roba che dovete per forza acquistare, ma se avete voglia di questo tipo di produzione, è divertente. Ora, in Giappone sono usciti 7 volumetti, è ancora in corso, anche se va detto che non mi pare sia una di quelle storie per cui continui o meno cambia qualcosa, nel senso che potrebbero interromperla domani e sarebbe la stessa cosa, perché tanto è proprio una di quelle narrazioni a episodiettini carini e divertenti, e almeno per ora in questo primo volume e anche nella prima parte del secondo che ho letto si esaurisce lì. Però non è malvagia. Ora vi faccio vedere qualche tavola, così giusto per farvi avere un'idea. E opla, tra l'altro mi ricordo che J-Pop l'ha distribuito a un sacco di influencer, tra cui non me, insieme a del cioccolato, e la cosa mi ha fatto molto arrabbiare perché volevo il cioccolato. Poi vabbè, i miei 6,50 euro li ho spesi per questo, però il cioccolato stava. Vabbè, detto questo, graficamente non è niente di male, ma neanche niente di così incredibile. D'altronde, essendo un gag manga e non ha bisogno di una grafica particolarmente avanzata, anche perché in gran parte del tempo ci fa vedere i visi dei protagonisti, che devo dire all'autore o autrice, Miyuki, probabilmente è una donna, ma Miyuki potrebbe essere anche un uomo, gli riesce abbastanza bene. Quindi divertente, piacevole, senza troppe pretese, classico umorismo alla giapponese ma non estremo, quindi comunque sono tante scene carine e anche un po' romantichine, con gli effetti che hanno le reazioni dei due sulle azioni dei due, e le azioni dei due sulle reazioni, un casino. Mi piace, l'ho trovato delicato, simpatico, divertente. Se siete alla ricerca di questo tipo di lettura, ovvero qualcosa che vi tenga compagnia nei momenti così di distrazione, se non siete alla ricerca ovviamente di una grande storia d'amore, ma neanche di azione o niente del genere, è un manga che ci può assolutamente stare e non posso che consigliarvelo. Se invece ovviamente siete alla ricerca di qualcosa di un po' più complesso, beh, direi che il mercato manga italiano ci fornisce tutte le alternative che volete. Però questo si inserisce in quella nicchia, ci si inserisce molto bene e ne può valere tranquillamente la pena, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista della trama. Poi niente di più, capiamoci, puro divertimento senza nessuna pretesa. Carina anche comunque la copertina del primo numero, che come forse riesco a farvi vedere ha gli intarsi gommati della neve, infatti vedete il riflesso, è carino, ci sta, va bene. Ribadisco, non è uno di quei manga di cui ho moltissime cose da dire, va benissimo per una pillola così, spero possa interessarvi o possa dirvi no, non è proprio il mio genere non comprarlo, ci sta. Quindi, con questo io intanto vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo, vi ricordo che ho un gruppo Telegram che parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, mi trovate in live tutti i giorni del lunedì e venerdì alle 18 su Twitch, la domenica alle 21, in più c'è il secondo canale YouTube, Cantina Pelata, in cui ricarico le live, e poi c'è anche Instagram. Con questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video, e per ora potere pelato!